ST Microelectronics è lieta di presentare la sua soluzione PFC con architettura totem pole basata su tecnologia SiC e tiristori SCR. Come prima cosa, mostreremo i vantaggi dell'architettura bridgeless totem pole e dell'uso degli SCR per limitare la corrente di inrush. Dopo, presenteremo le performance della nostra board PFC da 3,6 kW, dando anche uno sguardo alle famiglie chiave di prodotti ST presenti nella board. La migliore efficienza intrinseca del bus totem pole permette di aumentare la densità di potenza. L'utilizzo degli SCR al posto dei relè per limitare la corrente di inrush rende il sistema più affidabile ed è particolarmente utile nelle applicazioni automotive, dove le parti mobili sono da evitare. Un boost standard ha lo svantaggio di avere sempre inseri nel percorso della corrente due diodi del ponte rettificatore e ciò ha un impatto negativo sull'efficienza. L'architettura totem pole, invece, permette di ottenere un'efficienza più elevata, ma il rilevamento della tensione di ingresso è più complesso e necessita di MOSFET che abbiano un diodo di body con carica di recupero inversa quasi nulla, cioè MOSFET in tecnologia SiC. In un boost semplice ci sono sempre tre giunzioni in serie, due diodi del ponte ed un altro elemento, o un MOSFET o il diodo principale del boost. Mentre nella struttura totem pole ci sono solo due giunzioni, un diodo ed un MOSFET. Durante la semionda positiva della tensione di rete, la corrente scorre sempre attraverso SCR2, che si comporta come un diodo. E la carica dell'induttore è controllata dal MOSFET S1. Quando è acceso, la corrente nell'induttore cresce, mentre quando è spento, la corrente può scorrere attraverso il diodo di body del MOSFET S2. Durante il tempo di off, S2 può essere acceso per ridurre la caduta di tensione. Durante la semionda negativa della tensione di rete, il comportamento è lo stesso, ma la corrente scorre attraverso gli elementi opposti. L'uso di SCR per limitare la corrente di inrush nel PFC totem pole ha molti vantaggi, come una partenza dolce ma veloce, robustezza ai surge e ridotto rumore per interferenza elettromagnetica. Quando la limitazione della corrente di inrush viene realizzata tramite un relè, il percorso di ritorno della corrente è costituito da dei diodi standard e la corrente in partenza è limitata da una resistenza in serie, che viene cortocircuitata dal relè dopo un certo tempo. Invece, in una soluzione con SCR, allo startup gli SCR sono abilitati solo durante degli impulsi controllati, permettendo così una carica lenta della capacità di uscita. Ciò può essere realizzato solo da un microcontrollore. La soluzione con relè è semplice, ma ha molti svantaggi, come rumore udibile, problemi legati all'invecchiamento dei contatti, carica più lenta. Inoltre, non è utilizzabile in sistemi con vibrazioni, come nelle applicazioni automotive. Invece, gli SCR non hanno rimbalzi elettromeccanici e la procedura permette tempi di carica ridotti. Nell'esempio mostrato qui abbiamo 120 millisecondi nel caso di limitazione della corrente di inrush fatto con SCR contro 400 millisecondi nel caso di relè. Nonostante in generale gli SCR abbiano una caduta di tensione maggiore rispetto ai diodi standard, questa differenza è trascurabile ad alte correnti. Nell'esempio mostrato possiamo vedere che alla corrente nominale di questa applicazione, 16 A, e nel caso peggiore di 150 gradi, la differenza è minima, solo 20 mV. Perciò l'uso di SCR in applicazioni ad alta potenza non impatta l'efficienza in maniera significativa. Come vedremo, il PFC totem pole da 3,6 kW di STMicroelectronics raggiunge un'efficienza molto elevata, una THD estremamente bassa e
ed implementa una regolazione digitale della corrente di inrush di picco. La board è stata progettata per lavorare sia con tensione di rete americana che europea e fornisce 400 volt in uscita, con una massima corrente d'ingresso di 16 A efficaci. L'efficienza di picco è 97,7%, con una distorsione armonica, la cosiddetta THD, di 4,7%. La board è stata testata fino a 45 gradi ed è conforme ai principali standard. Per quanto riguarda i semiconduttori, la board contiene due MOSFET in tecnologia SiC da 650 volt, due driver isolati, due SCR da 1200 volt, un microcontrollore STM32 ed un Viper 26 come alimentatore ausiliario. Allo startup, i segnali ai gate degli SCR li abilitano solo durante alcuni impulsi controllati, per limitare la corrente AC di inrush. L'algoritmo fa variare l'angolo da 180 gradi a 0 gradi. I MOSFET SiC conducono in maniera sincrona e sicura. Come si vede dalle forme d'onda catturate dall'oscilloscopio, dopo che il MOSFET S1 viene spento, si aspettano 200 nanosecondi prima che il MOSFET S2 venga acceso. L'efficienza è molto alta a tutte le condizioni operative. Più del 95% già a 500 watt, cioè al 15% rispetto al carico massimo. La THD è inferiore al 10% a partire dal 25% del carico. Il microcontrollore implementa in modo digitale la funzione di load feed forward, cioè la reazione positiva alle variazioni di carico, che migliora la regolazione rispetto al carico e la risposta al transitorio. La figura mostra il recupero della tensione di uscita dopo dei gradini di carico da 0 al 100% e dal 100% a 0. La board è equipaggiata con una protezione di temperatura montata sul dissipatore. Le immagini mostrano le temperature raggiunte dai MOSFET SiC e dagli SCR al massimo carico, quando la ventola è in funzione. 83 gradi per i MOSFET SiC e 71 gradi per gli SCR, in entrambi i casi molto sotto la massima temperatura di giunzione dei componenti. I MOSFET in tecnologia SiC DST possono lavorare fino a 200 gradi e gli SCR DST fino a 150 gradi, garantendo così elevata affidabilità e la possibilità di ridurre il dissipatore. Il portafoglio di tiristori SCR DST include un'ampia gamma di prodotti per poter lavorare da alta a bassa potenza, in applicazioni ad alta temperatura e con elevate performance. I tiristori ST da 1200 volt sono adatti a lavorare in applicazioni industriali come motori, UPS, stazioni di ricarica, energie rinnovabili ed anche nelle applicazioni automotive. ST offre infatti molti prodotti con qualifica automotive. I tiristori ST sono disponibili in diversi package, come di Square Pack, TO220, TO247, TO247 con long leads, Top 3 isolato e il nuovo ASPACK Smith. La seconda generazione di MOSFET SiC da 650 volt di ST è ampiamente usata nella conversione di potenza e nel controllo motore. Ci sono due tagli disponibili, con RDS on pari a 0,55 ohm oppure 20 milliohm, diversi package e qualifica industriale o automotive. I gate driver isolati di ST sono disponibili nelle versioni a canale singolo o doppio. Entrambi i dispositivi offrono un isolamento da 1700 volt e hanno una portata in corrente di sink e source di 4 A. Esistono due opzioni di ST-Gap 2S, il gate driver isolato a canale singolo.
una con due uscite separate per l'accensione e lo spegnimento del MOSFET esterno, ed una con il clamp di Miller, per evitare accensione indotta nel caso in cui venga acceso l'altro MOSFET nella configurazione a mezzo ponte. Grazie per aver ascoltato questa presentazione con ST Microelectronics.